Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, siamo al quarto episodio dedicato a Sid Meier's Civilization 6 con la Spagna di Filippo II, partita molto militarista, anche se abbiamo avuto un'impostazione, diciamo così, religiosa all'inizio. Stiamo molto, arrivando molto tardi alla costruzione di un luogo santo che ci permetterà di costruire i nostri primi profeti per esportare la nostra religione anche in altre città. Ma mi sono un pochino distratto dalle guerre contro Pedro perché sono riuscito a sottrargli nel corso di praticamente pochissimo tempo ben due coloni e quindi gli ho praticamente impedito di fondare due città che ho fondato io. Cioè una l'ho già fondata, l'altra se non mi recuperano il colono mi appresto a farlo immediatamente. Quindi non vedo l'ora. Devo stare attento, sto cercando... lo sapevo. Devo stare attento perché Brasile mi porta fuori tutte le sue unità e adesso cerca di riprendersi il colono. I casi sono due: o fondo una città in questa zona, che è un'idea, oppure cerco di portarla, un'altra idea, vicino al mare, dove comunque avrei i cavalli, avrei le spezie, avrei le pecore, avrei il grano e poi un po' di zona pianeggiante su cui posso costruire distretti. Quindi però devo fare questa strada, portare il colono che vedete zoomato a nord, accanto alla città di Preslav. È un po' difficile, però vediamo adesso come i brasiliani cercheranno di attaccarmi. Io ho un esercito probabilmente più debole del loro, sicuramente, però venderò cara la pelle, come dice sempre Louis Vuitton. Ok, andiamo avanti. Perché non posso attaccare? Ah, perché qui ci sono dei barbari che... Vabbè, me ne frego assolutamente dei barbari. Devo attaccare le unità. Allora, se sposto questo guerriero sul grano, il carro pesante ha la possibilità di distruggerlo. Quindi cerco di portarlo indietro. E intanto il mio scout cerca di nascondersi, arrivare in quest'area. Non nascondo che potrei fondare una città in questa zona semplicemente per scappare ai brasiliani. Oppure potrei provare a nascondermi, aspettare la fine della guerra e poi fondare la città. Anche questa è un'idea. Decisamente. Intanto, forse ho modo di distruggere questo guerriero. Oppure no, non penso proprio. Assolutamente no. Però ho una buona linea di arcieri. La cosa mi fa molto piacere. Qui inizio a temere per la mia salute emotiva anche. Che belli! Ragazzi, guardate l'unità unica degli indiani, il Varu. Un elefante bardato, fortissimo. Smettiamo di costruire l'equitazione, iniziamo a lavorare sulla lavorazione del ferro. E turno successivo. Ok, dovrei essere in grado di far fuori il guerriero nel prossimo turno, perché è sotto il tiro di tre arcieri. Vediamo se funziona. Uno, due. E non dirmi che hai perso. Guardate che idiozia però, che va all'unità successiva anche se non ho terminato il movimento, cioè non ha senso. Comunque sì, adesso colpa dei movimenti veloci, però un guerriero brasiliano l'abbiamo distrutto. Qui ritorniamo a Granada con il guerriero esperto a curarci e quasi quasi... questo scout esce dalla formazione di scorta e dà un'occhiata a cosa sta succedendo da queste parti. Sembra che tutto sia libero, io provo ad andare avanti. Ma vediamo. Sembra che ci sia andata bene. Sì, La decisamente. politica è l'arte del Vai possibile, ragazzi, abbiamo la della filosofia politica, contingenza. finalmente un governo. Devo stare molto attento perché non ho la più pallida idea di cosa utilizzare. Tutte le città con un distretto ricevono più una attrattiva e più 15 punti ai grandi personaggi. Forse questo per la fede può aiutare. Sì, perché posso usare la fede per i grandi personaggi, però l'autocrazia mi evita i punti diplomatici, che secondo me sono inutili al momento. Mi dà due carte militari e mi dà un bonus alle meraviglie e la capitale ottiene un sacco di vantaggi. Ragazzi, io prendo l'autocrazia spagnola. E già che ci sono, il costo di mantenimento dell'unità scende di 1, questo ci darà tanti tanti soldini, e la mia politica jolly sarà quella di avere un grande scienziato. Bam! E adesso continuiamo a divertirci con i nostri archers, che, come potete vedere, mazzuolano.
Però la c'è andata bene. Tu invece, ragazzo, ti curi. E quest'altra bella unità devono andare avanti pian pianino. Ragazzi, ce la stiamo facendo. Ho fatto una cazzata di proporzioni giganti, ragazzi. Non li avevo uniti. Adesso questo carro che può fare 1, 2, 3, 4 si riprende il fottutissimo colono. Che errore del cazzo. La drammaturgia non mi serve. Che errore, ragazzi, che ho combinato. No! Non ci credo. Ma allora sono scemi. Ragazzi, loro di intelligenza artificiale ha bisogno di un fixone di quelli fatti col trapano radiale. Scusate, quante mosse ha un carro pesante? Ah, tre. Ah no, forse allora sono io che non ci ho creduto abbastanza. Vabbè. Immediatamente vi legate e andate avanti insieme. Assolutamente. Madrid ha completato il santuario. Forse con la fede adesso posso costruire la sinagoga. Non ancora. Posso costruire un commerciante ed un costruttore. Andiamo a produrre immediatamente un santuario. Il costruttore a questo punto lo vorrei a. Ah. Cosa si può fare? Lo voglio a Siviglia non appena. Avremo i soldi perché i cavalli sono più importanti per poter iniziare a costruire la cavalleria leggera. Ok, l'unica bisogno di ordini è il mio arciere. Adesso promuoviamo per avere la cura facile. Qui possiamo far fuori nell'ordine uno scout. E se porto l'arciere in questa posizione ho la mira libera per un'altra unità. Fammi vedere se il tizio accetta di parlarmi. No, 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 no. Mi sa che per 10 turni non posso fare una mazza. Avanti. Ok, continuerò ad attaccarmi col carro facendo molti danni al mio arciere. Bisogna ammetterlo. È probabile che io perda un arciere se continuiamo in questo modo. Fermi tutti perché qui rischiamo grosso. Ok. Colono, allora, la città abbiamo detto la fondiamo sul mare. Io avrei detto qui in mezzo, perché mi suggerisce questo insediamento? Perché? Per perdere il grano? No, io la fondo dove dico io, non la fondo dove me lo suggerisce l'IA. Non mi fido. Dai, fantastico, ma questa ha proprio voglia di morire, è un suicida, questo carro. Guardate, cioè non ci è neanche attaccati. È vero che era feritissimo, ma adesso l'abbiamo distrutto. Benissimo. L'arciere ferito lo tengo fuori però a curarsi. E qui devo veramente muovere le mie natiche, altrimenti finisce male. Ok. Promozione lo so, Barbari lo so. Serve più housing a Siviglia. Vabbè, ragazzi. Quando avrò il lavoratore riesco a fare cavalli, riesco a fare il vino. Il riso, così avrò abbastanza housing. Ok, carro libero. Lo porto verso sempre Rio. Presto avremo anche un guerriero libero. E il mio bel colonist si è messo in posizione. Al prossimo turno abbiamo una città in più. Ok, allora vediamo se sono abbastanza bravo da far fuori un'altra unità ai brasiliani anche in questo turno. E se ce la faccio sono veramente il top. Yes! Ragazzi, costruitemi una statua in oro ed oreo. No, veramente stiamo macinando l'esercito dei brasiliani. E tutto con tre arcieri. Questa la dice lunga su l'intelligenza, artificienza. Ok, no, fermati, devi spostarti nei loro confini. E iniziamo a portare avanti l'attacco a questo punto. Tu curati però. Invece il guerrierozzo inizia ad andare avanti perché si è curato, è guarito. Spagna colono, fondiamo la quarta città. Eureka per la nostra tecnologia vera, abbiamo Saragozza. Visto che sta sul mare, non posso costruire una mazza, bravo. Monumento, credo che nessuna città per ora abbia costruito il monumento. Ho
appena distrutto un ariete non protetto con uno scout. Sì, perché gli arieti se non sono protetti non servono a nulla. Sarebbe più attrattiva a Madrid. Ok, buono sapersi. Avanti. Vabbè. Forse ho scherzato un po' col fuoco. I giapponesi adesso mi hanno fatto un bellissimo sgambetto, piazzando uno scout nell'unica via di fuga del mio arciere. Però quello che posso fare ora è distruggere un'unità al nemico. Promuovere l'arciere con un'altra promozione raffica così sicura. E in questo modo, tutto sommato, l'abbiamo sistemata. Vediamo se Pedro vuole la pace. Non ancora. Produzione, abbiamo terminato benissimo. Adesso iniziamo a produrre un po' di fede in più. Direi che è il momento di fare costruttori. Tu fermati. Granada che ha completato qualcosa. Costruisca un monumento. Sì, perché dobbiamo cercare di potenziare i suoi confini, dopodiché tanti costruttori. Però appena finiamo la guerra, altrimenti ho paura. Il monumento mi serve anche perché mi serve cultura, mi serve il ferro, devo espandere i confini. È ora, decisamente. Ah, qui abbiamo uno scout che si è fatto mettere in difficoltà da un guerriero brasiliano. Guardate, però sono deboli, ma stanno spammando tantissime unità. Mannaggia la difficoltà molto difficile. Mannaggia Il proprio. Signore ci ha fatti tutti di ferro. Il signore ci ha fatti tutti di ferro. Che cazzo stai di? Pace. Voglio l'oro. Non possono accettare. Ah, non accettano in generale? No? Non accettano, ti do granata. Col cacchio. Lascia perdere. Niente, tiriamo allora dritti contro lo Slinger, che mi sembra l'unità più debole qui dentro. Benissimo. Ok. Però non riescono ad andare più avanti. Cazzarola. Errore. Ricerca, va bene. Devo costruire un pascolo. Dove lo costruisco il pascolo praticamente? Qui. Ho i soldi per farlo, sì, posso farlo, quindi non ho bisogno di studiare l'equitazione, inizio a studiare la vela e a Siviglia acquisto il mio costruttore. Perfetto, avevo i soldi contati, ma ce l'ho fatta. Emissario, direi sempre Gerusalemme, perché voglio potenziare la fede. E andiamo al turno successivo, ragazzi. Spagna è molto aggressiva, eh. Anche perché adesso ci odiano tutti, però che ce frega. Ci odiano perché siamo veri, loro sono falsi. Avanti. Come immaginavo, adesso il guerriero, la loro prima linea ha iniziato a colpire il nostro guerriero che ha ancora bisogno di una promozione, che è fantastico, perché significa che appena questo sarà salute bassa lo promuovo e lo curo. E quindi, a parte il fatto che probabilmente questo guerriero, esatto, non vedrà la luce di domani. E questo Barbarozzo, secondo voi, riuscirebbe ad impensierire il mio costruttore? Spero di non aver fatto una cazzata, perché il rischio c'è. Tanto attacchiamo carro contro carro. Scout contro carro, riesco a fare un po' di esperienza. Decisamente, vai. Esperienza gratis, quindi perché no? Turno successivo. Esattamente quello che volevo. Esattamente quello che volevo, grazie. Non è che la vita a terra mi Bene, sia intanto abbiamo la sfuggita. vela. Migliora due risorse marittime. Possiede due galee, costruisce mura antiche. Studiamo metà ingegneria. Va. Qui non ci spero più di fare l'impatto perché la costruzione è off limit. Promozione disponibile, vai. Curato. Pum. Facciamo un po' di esperienza anche con il guerriero. E ultima kill. L'arciere. Ryu mi sembra molto debole. Se avessi avuto il tempo di costruire più unità, probabilmente avrei avuto forse una buona probabilità di. Merda. Tanto
Temo che il mio costruttore verrà distrutto da questa unità di barbari. Temo che abbia fatto una gran Nessuna uva cazzata. Però passata. almeno i cavalli. Ok, avanti. Merda. Signore, gli indiani mi hanno denunciato e stanno arrivando con gli elefanti e i guerrieri. Io temo molto presto un attacco da parte degli indiani. No, non accettano neanche se siamo noi ad offrire oro. Aiuto. Questa volta l'ho fatta fuori dal vaso, ragazzi. Allora, inizio a portare le mie unità. Ma vaffanculo il movimento automatico, però. Mi ha fatto fare una cazzata. Qui mi è andata bene, va. Inizio a portare le mie unità in ritirata perché stanno per arrivare gli indiani e li devo curare. E Madrid immediatamente mi costruisce subito. Perché non posso fare guerriere a cavallo? Ho bisogno di due cavalli. Shit. Mi ero dimenticata questa cosa. Caspita. L'altro cavallo in teoria ce l'ho. È qui. Uno, due. Devo comprare due caselle. Costruiamo arcieri e spammiamoli. No, così muore. Caspita. Ok, il mio costruttore è arrivato. Che gli facciamo fare? Di cosa ha bisogno? Attrattiva meno 2. Pff, abitazione più 2. Ma tutto sommato qui Madrid non ha bisogno di grandi cambiamenti. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Potrebbe essere una buona idea quella di andare a lavorare da risorse più a sud, quindi portare a Granada questo guerriero, questo lavoratore e lavorare da Giada. Oppure scendere per arrivare al vino e all'altra seta. Merda, mi hanno ammazzato la prima unità. Vai. E sono talmente. Purtroppo, vabbè, ragazzi, sto giocando con la versione vanilla che ha i trattati di pace e commercio completamente broken. Fino al turno successivo, se io pagavo 10 per turno, non accettavano una pace. Ora che è scattata l'ora X, offrono 155 cash e 14 per turno per 30 turni. Io ovviamente accetto lo scambio perché mi arricchisce tantissimo. E intanto gli ho rubato un colono che mi ha fondato la quarta città. We are, by the grace of E God, adesso gestisco gli Victoria, indiani. Queen of the United Kingdom of Great Britain No, and ma quanto sei Ireland, caruccia. and Non mi soon, fido dare assolutamente I di say, Victoria. Perché the Empire. secondo me è su un altro continente, quindi sarà difficile. Ok, cadresti la visita, bla bla bla. Ci siamo. Se il pane è la prima nipote. Ok, nuove politiche più un'abitazione in tutte le città con almeno due distretti specializzati. Non mi serve. Credo che le manovre non mi servano perché non posso produrre cavalleria finché non ho la seconda unità di cavalli. Quindi potenzio con l'ago la produzione di guerrieri, lancieri e arcieri. E parlando di lancieri, probabilmente dovrei costruirne perché credo che contro gli elefanti sia buona cosa. 2,60. Però intanto posso comprare un altro arciere a granata e lo faccio immediatamente. Progresso civico, drammaturgia, ora è il momento. E fatemi vedere se posso finalmente con la fede comprare un missionario. Anzi, in realtà dovrei comprarne molti di più. Avanti. E il mio scout va a Siviglia a curarsi. Vaffanculo. Cioè, io maledizione. Adesso perdo le staffe con queste unità che non si muovono come dovrebbero. Chiudiamo qui questo episodio con questa bellissima. Attenzione perché il Giappone sta mandando degli apostoli, fermi tutti. Avanza una pretesa, non lascia perdere. Non posso parlargli, non posso dirgli di non mandare. Non ci deve provare, se manda un apostolo a convertire Siviglia. Tanto gli apostoli sono molto forti. Inizio a incazzarmi come una bestia. Amici, vi do appuntamento al prossimo episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. L'idea di una partita puramente religiosa, secondo me, sta per sfumare. Perché non so se avete notato, ma sono stato abbastanza espansivo e militarista. Però, tutto sommato, sono riuscito
a portare avanti un discreto impero. Adesso dovrei costruire le rotte commerciali, fare distretti in tutte le quattro città, magari un'altra città a nord per ottenere il rame e le pellicce, e poi siamo veramente dei bambini felici. Vediamo nel prossimo episodio, vi ringrazio per essere rimasti con me. Un saluto e alla prossima.